Un intreccio di tragedie legate al mondo del traffico di stupefacenti in città. Prosegue senza sosta l'inchiesta per capire le cause della morte di Maurizio Cerrone, avvenuta solo pochi giorni fa in un appartamento del progetto Case di Paganica, dove era ospitato da un amico, Fabio Pieri, che ora però risulta indagato, non lo era stato in un primo momento, con accuse pesantissime, morte come conseguenza di altro delitto e anche detenzione ai fini di spaccio. Il PM Roberta D'Avolio ipotizza che la morte sia stata causata da un'overdose, ma sarà l'autopsia, che è stata eseguita dal dottor Calvisi e i cui risultati arriveranno tra 2 mesi circa, a stabilire con esattezza le cause del decesso e capire se Cerrone sia deceduto per overdose veramente o per un malore. Questa seconda ipotesi, naturalmente, porterebbe all'archiviazione del caso. L'intreccio di tragedie è perché Fabio Pieri, di Viterbo, risulta essere lo stesso uomo coinvolta nella morte di un giovanissimo aquilano di 25 anni che morì ad agosto nello stesso appartamento. E in questa triste vicenda, al di là di tutto, c'è da ricordare anche la morte del fratello di Maurizio Cerrone, Alberto, che, come si ricorderà, fu trovato dagli agenti della Polizia Municipale dell'Aquila senza vita, con il cadavere in avanzato stato di decomposizione nell'ex clinica sanitaria di Viale Duca degli Abruzzi. Un dramma nel dramma, storie che si intrecciano e la procura e i carabinieri vogliono chiudere il cerchio assolutamente e vederci chiaro su una vicenda che in città ha provocato scalpore. Le indagini proseguono a tutto tondo, sia quella dei militari che quella delle procura. È stato anche sequestrato il telefonino dell'indagato per capire i contatti e le frequentazioni e anche per ricostruire le ultime ore dell'uomo. Pieri è assistito dall'avvocato aquilano Giulio Michele Lazzaro. Pieri ha negato di aver fornito droga e avrebbe pure dichiarato che non lo aveva visto in buone condizioni di salute il Cerrone. Secondo il racconto di Pieri, avrebbero dormito in stanze separate e al mattino la scoperta della morte dell'amico. È stato lui stesso, infatti, a chiamare il 118, che nulla ha potuto e che poi ha allertato immediatamente i carabinieri. Nell'abitazione di Pieri, durante la perquisizione, non è stata trovata droga, per cui non c'è stato l'arresto. I carabinieri ora stanno battendo l'Aquila a 360 gradi per capire il giro di droga e soprattutto per vedere se ci sia una partita di droga tagliata male.